tutti! Oggi sono qua per farvi vedere un po' di novità che ho acquistato, mi sono arrivate, in generale per farvi vedere un pochino alcune cose che sto letteralmente adorando in questo periodo e che mi avete richiesto tantissimo su Instagram, quindi sono qua per farvele vedere. Quindi direi di partire subito e appunto partiamo proprio dalla skincare. Ho acquistato dei prodotti skincare di Revolution, perché Revolution ha fatto anche i prodotti skincare perché mancavano nella loro gamma di cose, mancavano proprio quelli e ovviamente hanno copiato perché sappiamo tutti che Revolution non è in grado di fare qualcosa di sana pianta, deve copiare da qualcuno, però ha copiato i prodotti di The Ordinary, più che altro il pack. Poi i prodotti all'interno, sinceramente io non me ne intendo per niente di formule, ince, eccetera, quindi non lo so se abbiano copiato quello, bisognerebbe andare a vedere ogni singola cosa. Però comunque il pack sicuramente l'hanno copiato e hanno fatto questa linea che praticamente conta ormai anche già una decina, una quindicina di sieri diversi che dovrebbero servire a diverse cose. Quelli che ho acquistato io sono quattro, oltre a uno che avevo già preso, che è un olietto, mi piace molto, però oggi vi faccio vedere questi. Allora, per primissima cosa ho preso il retinolo, che praticamente dovrebbe essere qualcosa che previene le rughe o corregge le rughe se si hanno già. Io che ho l'ansia di invecchiare, direi che anche se non funziona, lo metto ugualmente. Poi, se mai dovesse funzionare e prevenire davvero, sono molto felice. Io prima di truccarmi di solito metto poco di questo, perché tra l'altro poco ne basta già per coprire tutto il viso. È un olietto anche questo, però ha un olio secco, nel senso di quelli che una volta massaggiato viene proprio assorbito e non lascia unto in faccia, quindi sicuramente per pelli secche lo consiglio, per pelli normali miste poco poco penso che possa andare bene, però non lo so. Quindi lo massaggio sulla pelle. Ho preso un esfoliante chimico, perché l'esfoliazione praticamente tutte queste nozioni le so semplicemente perché seguo l'estetista cinica che dà queste nozioni. Esistono due tipi di esfoliazione, l'esfoliazione chimica e l'esfoliazione fisica, ma fatti tipo con il Clarisonic, col Foreo, quelle cose lì. E poi invece c'è appunto l'esfoliazione chimica che è fatta con degli acidi che praticamente vanno a rimuovere lo strato di pelle morta, che le cellule morte ci sono come primo strato dell'epidermide praticamente. Poi potrei sbagliare, potrei dire cose non giustissime, però questo è quello che ho capito io. E quindi questo è quello che fa questo siero qua, che si chiama 5% Lactic Acid più Hyaluronic Acid, quindi è un acido ialuronico esfoliante, non lo so. Io di solito lo utilizzo la sera, quindi adesso non lo vado a mettere, però la sera, dopo che ho fatto tutta la mia skincare, ne vado a mettere veramente pochissimo e lo mischio al retinolo perché c'è scritto che potrebbe essere un po' troppo aggressivo per alcune pelli, se magari un po' sensibili, quindi lo vado a mischiare e lo passo. E devo dire che da quando lo utilizzo, non vorrei dire, ma la mia pelle mi sembra leggermente migliorata, mi sembra di avere un po' meno imperfezioni, un po' meno puntini bianchi, punti neri, eccetera, però lo proverò ancora perché quello secondo me si vede magari dopo un po' l'effetto. Poi ho preso questo qua che invece è per diminuire un po' l'apparenza dei pori, è il 10% niacinamide più 1% zinco. Appunto, dovrebbe diminuire l'apparenza dei pori, anche questo sinceramente non sto capendo se funziona, però ne metto sempre poco poco sul dito e lo vado a mettere solo dove ho i pori un po' più dilatati, quindi praticamente in quest'area. Ci crediamo? Non lo so, però lo usiamo lo stesso. Non costano tanto, e questi prodotti costano tra i 6 e i 10 euro. E infine, questo, forse insieme al retinolo, è quello che preferisco, ovvero un siero per l'area sotto gli occhi, alla caffeina e acido ialuronico. E praticamente, appunto, è fatto proprio per l'under eye. Ne metto anche questo un po' sul dito, veramente una goccia, e poi lo vado a massaggiare. È molto molto liquido, quindi dovete fare un po' di attenzione a non metterne troppo, perché anche questo in realtà ce ne va proprio proprio poco. E praticamente serve un po' a rendere più idratato ed elastico il contorno occhi e teoricamente anche un po' a sgonfiarlo se avete delle borse tanto pronunciate. Bene, una volta fatto tutto il piccolo chimico con questi sieri, posso passare alla crema e utilizzo la crema esotica di neve, che è ideale per pelli secche, quindi di nuovo una crema abbastanza corposa e idratante. Vi ho fatto vedere anche tutta questa skincare perché adesso poi andrò a mettere il fondotinta di NYX, il Can't Stop Won't Stop, che è indicato per pelli non secche, ma io con tutta questa pappardella di sieri che mi
metto in faccia e la crema lo riesco a mettere senza nessun tipo di problema, mi dura benissimo tutto il giorno e non mi secca per niente la pelle. Quindi era anche un po' per farvi vedere come idratare la pelle magari al di sotto di un fondotinta un po' secco. Tra l'altro questi prodotti sono, vabbè, vegani, cruelty free, sono made in UK, quindi sono fatti in Inghilterra, e praticamente gli ingredienti non sono male. Io li avevo fatti leggere a un mio amico che se ne intende più di me di inci, ingredienti eccetera, e mi ha detto che non sembravano male, quindi devo dire che ho voluto provarli anche per quello, perché trovare dei prodotti skincare che non siano proprio pieni di schifezze è meglio, perché sennò si va un po' a vanificare l'effetto della skincare secondo me. Quindi questi li sto provando anche per quello e devo dire che finora io mi ci sto trovando veramente veramente molto bene. Comunque vi segno tutti i nomi di tutti i prodotti nell'info box, così potete andare a trovarli lì. Ora quindi passo a mettere il fondotinta e uso il vanilla. Ok, questo ve l'avevo già fatto vedere, quindi non mi soffermo più di tanto a parlarvene. E forse sì, adesso vi sembra un po' chiaro e sembra un po' zio Fester, perché ho lasciato la parte delle occhiaie al di fuori perché vi voglio far vedere l'effetto di un correttore. Poi in realtà secondo me è anche come io metto le luci, perché devo cambiarle. Ok, forse così è meglio, perché forse per come avevo prima le luci mi faceva molta più ombra sul collo e sembra che il fondotinta sia tanto più chiaro, ma in realtà... Comunque, stavo dicendo che ho lasciato al di fuori la parte appunto sotto l'occhio perché voglio andare a provare dei correttori, cioè a farvi vedere dei correttori, e quindi così li vedete meglio. Sono qua per farvi vedere i nuovi Dorian Concealer di Mulac. Allora, parliamone ragazzi. Mentre li provo vi dico la mia. Intanto io utilizzo sulle occhiaie lo 03 perché è abbastanza aranciato salmone, quindi va a combattere un po' l'occhiaia, e poi uso indifferentemente o l'1 o il 2 per illuminare. L'1 è un po' più neutro, rosato, e il 2 è più giallino, quindi per quello io, perché io avendo un sottotono neutro tendente al giallo, li posso usare abbastanza indifferentemente, oggi utilizzerò l'1. Parliamone perché, perché c'è stata una bella polemica e mi trovo d'accordo fino a un certo punto su questa polemica, sulle colorazioni che hanno fatto, perché di questi correttori sono presenti 6 tonalità, di cui appunto come vedete io utilizzo la 3 per le occhiaie e la 1 per illuminare, e io non sono la persona più chiara dell'universo, anzi ci sono tante tante persone molto più chiare di me che non riescono a utilizzare neanche la 1. Quindi parlando di quello, io ci tengo però a dire che penso che Mulac stia facendo un po' un esperimento con questo correttore, perché prima di tutto si sono distaccati dall'ambito naturale, perché questo correttore ha dei siliconi dentro, mentre invece ancora con i fondotinta loro erano rimasti sempre sul naturale, il che è ammirevole perché comunque il naturale ha dei limiti veramente molto grandi, quindi giustamente fino a che hanno potuto sono rimasti sul naturale, però volevano un correttore che comunque performasse in maniera siliconica, e quindi giustamente sono passati i siliconi. Comunque come vedete, intanto con quella poca quantità ho coperto molto bene le occhiaie, adesso vado a illuminare. Però c'è da dire che effettivamente 6 tonalità sono veramente poche, anche perché appunto c'è tanta gente che non riesce proprio a trovare la sua, cioè neanche miscelando due insieme può trovare la propria, perché magari è più chiara o più scura delle tonalità che hanno fatto uscire. Quello che mi sento di dire però è anche che sicuramente loro penso abbiano capito un po' che non sia stata la scelta migliore, e quindi penso che usciranno con altre tonalità. E in più non lo so, è che loro sono sempre stati molto inclusivi per essere poi un brand italiano e come dire un po' indipendente, no? Però sono ammirevoli i risultati che hanno ottenuto. Però proprio adesso che si affacciano all'Europa, perché hanno aperto le spedizioni in Europa, hanno iniziato anche a mandare a influencer europei, penso che sia stata una mossa un po' infelice, un po' imitante, perché per forza di cose comunque certe persone non li possono usare, quindi che cosa devono dire del correttore? Non lo possono usare, c'è poco da fare. Io per fortuna lo riesco a usare, perché appunto per me la tonalità come vedete è perfetta, cioè la prima tonalità per illuminare va bene, per tante persone no, è persino troppo scura. Questa è un'opinione mia personale, va benissimo che sia stato puntualizzato questo, perché secondo me è giusto, e io stessa sostengo che 6 tonalità siano troppo poche, soprattutto quando hanno fatto uscire 9 tonalità di fondotinta, quindi fai uscire 9 tonalità di correttore. Cioè mi sembrerebbe comunque abbastanza sensato far uscire lo stesso numero di fondotinte di correttori. Ok, chiuso questo argomento, a me il correttore piace, è molto coprente, non è secco, però non è neanche idratante, è una via di mezzo. Finisco un attimo la base e le sopracciglia, poi passiamo agli occhi. Ok, vi faccio vedere il trucco che ho creato su quest'occhio e che adesso andrò a ricreare e farvi vedere su quest'altro.
Ok, manca ancora il mascara, quindi l'effetto poi sarà ancora un po' più carino, però volevo farvi vedere un pochino il look che ho creato. Ho cercato di fare una roba che non faccio sempre, così non mi dite che faccio sempre gli stessi look. Vabbè, è un look molto autunnale, secondo me è molto carino. E praticamente l'ho creato con la meravigliosa nuova palette di We Makeup, che in realtà non è che sia una palette fatta e finita, come vedete è enorme perché all'interno ci sono 50 ombretti, ma praticamente hanno fatto una cosa secondo me molto molto figa, che è potenzialmente forse la migliore idea per fare delle palette, ovvero hanno creato 50 ombretti in cialda singoli, quindi tra matte, shimmer, metallizzati 3D, duochrome, eccetera, e praticamente hanno dato la possibilità o di comprarli tutti volendo, oppure di comprarne magari 9 e fare una palette, oppure 15 e fare una palette, oppure 50 e farsi tutta la palette. Quindi hanno diverse palette componibili, magnetiche e 50 ombretti. Ognuno può scegliere se farsi la propria palette da 9 oppure se prendere solo gli ombretti, quello che volete potete fare. Io sono stata molto fortunata perché mi hanno mandato tutti gli ombretti con tutte le palette uscite e loro hanno anche fatto delle palette già composte volendo con dei temi, tipo c'è la Smoky, ce n'è una che è bellissima, è tipo sull'aurora boreale, veramente veramente molto belle. Però io oggi vi faccio vedere questo. I numeri degli ombretti ve li scrivo nell'info box perché poi li devo andare a vedere uno per uno, e sono partita con questo color marroncino neutro e lo volevo neutro proprio perché comunque ci stava bene nel look che volevo creare. E poi sono andata a prendere questo verde petrolio, veramente molto bello, che ho iniziato a sfumare nella piega più in basso. Personalmente li trovo veramente molto belli questi ombretti, sono sufficientemente pigmentati per essere facili da usare, nel senso che non sono di quelli che li metti e hanno la pigmentazione massima possibile, però sono molto stratificabili e secondo me è molto più semplice utilizzare degli ombretti di questo tipo rispetto che magari a quelli di Anastasia, che invece bisogna fare veramente veramente molta 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 attenzione a utilizzarli perché sono troppo pigmentati e sono abbastanza difficili da utilizzare. Questi hanno la giusta pigmentazione e sono molto molto ben sfumabili. Sono andata a prendere questo ocra e l'ho messo praticamente sull'esterno per sfumare ulteriormente i bordi, per scaldarli un po', per renderlo un po' più verde, meno petrolio questo colore. Con un pennello più piccolino da sfumatura sono andata a prendere questo marrone qua e sempre un pochino di petrolio e sono andata a scurire la piega. Questo per dare proprio un senso di profondità e di tridimensionalità all'occhio. Poi vado a prendere il Dorian Concealer e vado a fare la Half Cut Crease. Vado a prendere il verde shimmer e lo applico su tutta la prima parte dell'occhio, che è un verde veramente molto molto bello. E poi prendo questo doratino un po' più verdino, anche questo, anche di lime, e lo vado a mettere dall'angolo interno in fuori. Vado anche sul verde per fonderli un po' insieme. Ora sono andata ancora a spolverare un po' dell'ocra di prima al di sotto e poi col pennellino sporco di prima vado a intensificare giusto un pochino nell'angolo esterno. E tocco finale, utilizzo questo ombretto duochrome con riflesso verde, prende di base bianco con riflesso verde. Ok, questo è veramente stupendo. Ok, è veramente stupendo questo look. Mi piace un sacco, mio Dio, è bellissimo. Spero piaccia anche a voi. Adesso vado a mettere il mascara di Wycon. Questo è Curvy Lashes Mascara. E lo sto adorando da quando me l'hanno inviato. Lo sto veramente adorando. Lo sto mettendo molto spesso sulle mie ciglia. Fa veramente un ottimo lavoro. Passando alle labbra, ho qua un bel cofanetto di Fenty Beauty con all'interno quattro dei Sunny Lip Paint, che sono i rossetti liquidi di Fenty, appunto, che ho avuto modo di provare per la prima volta perché non avevo il rosso che c'era già nella collezione. E devo dire che mi piacciono veramente molto questi rossetti liquidi. Non sono super no transfer, nel senso che, cioè, mangiando vanno via abbastanza. Però io vi giuro che li trovo stracomodi e comunque io preferisco un rossetto che vada via bene mangiando e che piuttosto devo riapplicare, piuttosto che uno che magari poi rimane brutto. E questi vanno via strabene, si riapplicano facilissimamente e soprattutto hanno una texture veramente sottilissima, cioè sono molto liquidi, quindi bisogna fare un po' attenzione a metterli, però sono veramente sottili, quindi è davvero come avere quasi nulla sulle labbra, molto 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 comodi, piacevoli da avere. E la cosa bella è che sono colori stupendi, come vedete, tra l'altro, cioè tre sono proprio colori che vanno bene per me e poi c'è il nero. Sicuramente però io adesso voglio andare su una roba un po' più classica, quindi penso che metterò Uncuffed, anche perché forse è quello che più mi avete chiesto di farvi vedere. E voilà, questo è il look
finito e con questi nuovi prodotti che appunto ci tenevo tanto a mostrarvi, perché ne arrivano talmente tanti ogni tanto che non so come farvi vedere tutto, e quindi spero che vi sia utile questo video per vedere un pochino di novità. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con un emoji verde e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Nelle puntate precedenti di Basic Gaia. Io in videocamera mi vedo strasbattuto, non capisco se sia la videocamera o se io sia così. Forse sono io così. Tra l'altro dentro c'è tipo dei pelucchi. Non so perché. Bene, una volta come si dice? Nell'info box, così potete andare a trovarli lì. Potete andare a trovarli. Ciao, ciao Sierra, come stai? Va bene, Gaia, basta. Metallizzati 3.